Ok, vediamo quanti cosi bianchi passano ora che se ne è andata Ilaria. Allora, uno, due, guarda i fieri vicini, uno dietro l'altro. Tre, sì, mi raccomando, mandatene di più. Fieri proprio. Tre, uno dietro. Guarda, ne stanno arrivando altri due. Guardali, che tanto sono fieri, guarda. Uno, due, tre, guarda quanti. Fieri, prima il silenzio, un altro là sotto, guardalo, e un altro ancora. Cioè Ilaria se n'è appena andata, abbiamo aspettato che passassero sti cosi per almeno 3 minuti e non c'era nemmeno uno. Guarda che fiero, poco. Un altro in cima al mondo, in cima, proprio il re di sto cazzo, eppure doppia porzione. Allora faccio questo video solo per mostrarvi quanto è ridicola Ilaria. Guardate lei, quanto cazzo è vestita tutta, sciarpa, giacca, e poi guardate me, maglietta a maniche corte e jeans al ginocchio, cioè... Ma porco giù, dai, stai in Germania da quanti mesi? Da 4 mesi. Ma porco giù, è a luglio, si veste. 14 luglio! Sì, a metà sì, luglio! Sì. Ciao, zio. Vabbè, ciao a tutti. Eccolo, altro che Duomo di Messina, questo è il Glockenspiel. Ovvero il carillon del gioco, il gioco carillon. Il carillon del gioco non si può sentire. Stai zitta, eccoli qua. Qua ci sono i partigiani che hanno partecipato alla terza guerra punica, liberando Monaco dai saraceni. Si stanno muovendo. E sotto ci sono, credo, due trovatori siciliani. Sono i bravi, danzano. Ah, i bravi, è vero, sì, l'abbigliamento è freddo. Ah, comunque, aspetta, no, non ti dico dopo. Eccolo, vediamo chi perde. Ma non si scontrano. Avvistato un Pokémon selvatico. Tan 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 tan. No, non te ne andare, no! Bastardo. Papara. La, il Pokémon selvatico usa collo lungo. Non è molto efficace. No, non è molto efficace. Quando allungo il collo mi fanno crepare. Ehi, ce l'hai con me. Oh, ce l'hai con me. Quando se ti morde. Ce l'hai con me. No. Dai, ma che cazzo è? Devo insegnare due, come si chiama? Quello che ha fatto il destino di un cavaliere. Qualche sorpresa dopo. Come si chiama? Quello che si chiama il destino di un cavaliere, l'attore. La no, l'attore. Ah, Heath Ledger. Ah, ecco, Heath Ledger. Ah, gli doveva dare due lezioni lui, va. A Napoli, tra le 3 e le 9. Oh cazzo. Vabbè. Con la madre, con sì, i due paperottini piccoli, uno non solo. Non sono papere, però non so che animali sia. Sono troppo lontani. Credo comunque che sia uno Shazam degli animali, così almeno tu fai la foto. Ecco, oddio. Queste sono le cagate che piacciono ad Ilaria. Oddio, la mamma con i paperotti piccoli. Le cagate che fanno impazzire le ragazze. Oddio. Le ragazze ed Andrew. Ed Andrew, sei appena stato rimosso dalla mia lista degli amici. Ma hai adesso... hai fatto lo zoom? Sì, più o meno. Distruggerò la tua reputazione da crucco, dal cuore duro. Guarda. Dicendo in giro che ti piacciono i paperotti. La gente non vorrà più fare team con te su Overwatch. Zoom. O su LOL, rimarrai un giocatore solitario. Guarda come nuota, non ti... Muore, attento. Se non te lo tolgo io il ragno da addosso. Va bene
Oddio, che male. Quality time. Che piccini. Andiamo di là, vieni. Siamo a Olympia Park a Berlino, ma io vedendo questo viale alberato non posso che pensare a Lucca Comics and Games. Lucca Comics and Games, non siamo in cosplay a Lucca Comics and Games. Lucca Comics and Games, Lucca Comics and Games, quest'anno mi butto dal muro di Lucca Comics and Games. Dopo Londra siamo tornati a caccia di scoiattoli. Amore mio, come farò se tu non ti aggrappi a me? Oh, ma che cazzo? Ma che stai giocando? Allora, giochiamo. No, ma è salito là sopra. Vabbè, ciao. È là sopra. Ah, ora non si vede più. Niente. Ciao scoiattolo, è stato bello. Dai, che siamo a Lucca. Non c'è tempo per dormire. Sei molto di compagnia. Il pubblico ti odierà. Anche io odio loro, quindi. Ok, siamo al minigolf e prima Ilaria ha fatto buca in un tiro solo. Quindi ora io, siccome sto filmando per la legge di Murphy, lei farà un tiro di merda e così potrò recuperare. Beh, insomma. Vabbè, dai. Però non è stato un tiro in un colpo solo, tieni. Ti può filmare? Ciao. Con la forza bruta ci vuole. Ora se non entri, porco Giuda. Non entra. Allora, ora dobbiamo fare la buca numero 2, la numero 2, eh? Non la numero 18, che c'è il giro della morte. Vediamo Ilaria cosa combina. Max concentration. Dai, ma non si può fare, che schifo, che schifo. Fammi due. Ora abbiamo lezioni di minigolf. No! Era perfetta, era. Fail. Ma perché? Ho detto che era un video, eccoci qua a camminare. Niente, come che facevo? Per Olympia Park, sì, non ti preoccupare, tanto non lo taglierò. E niente, siamo, eravamo venuti qua come si dice, con l'intento di entrare in una torre. Poi invece, ma quale torre? Abbiamo visto il mini golf. Abbiamo visto il mini golf. E quindi ci siamo messi a giocare là. Per poi dirmi, ma tutto uguale a quello di Bisceglie. Però a Bisceglie, ma vedi che si può salire. Però a Bisceglie lei non mi ha mai portato, quindi la faccia di cazzo. Ora ci facciamo un giro. Dopo andiamo a casa a fare cose in albergo, a fare una cosa importantissima, no? A guardare Love Live Sunshine, esattamente. E poi la sera andremo al planetario, giusto? No, no, giustissimo. Ok, allora ci inventeremo un nuovo programma. Fai un saluto. Chiudi, puoi chiudere. Puoi chiudere. Che cazzo fai? Ultima buca. Ilaria in posizione, ha già matematicamente vinto perché ha un culo infinito. Sì, ho fatto quello che volevo fare io, però tiro io che ho la palla più lontana. Puttana, aspetta che torno indietro, No, non è Space Jam questo. Lo chiudi sto video, per favore. Vabbè, lo chiudo io. Ciao a tutti. Allora invece di sputtaniamo e faccio continuare finché non lo fai tu adesso. Sono. Dai, entra nel mare. Non c'è riuscito. Vabbè, dai. Un tiro accettabile, tutto sommato. Oh. Non doveva andare così, però vabbè. Ti faccio vedere io. Ha fatto la stessa cosa che ha fatto a me. So che non voglio editarlo poi il video, mi rompo il cazzo, quindi ferma perché poi non lo voglio tagliare. Ma perché sei quello che ti andai a filmare? Non sto filmando. Se c'è il flash accesso. Ah. No, ah.
Questa sì che è vita, ragazzi. 8:30 di sera. Madonna che puzza. Giornata massacrante. Ma che massacrante? Stai zitta, massacrante, poi ti facciamo male i piedi pure a te. Vabbè, ma non è che fare. E adesso letto. Camera 4 stelle. Love Live Sunshine. E kebab ignoranti qua nella busta. Bello, bellissimo. Buon appetito a tutti. Sciavola io! Basta! Allora, io e Ilaria siamo appena usciti da questo Orient Shop e abbiamo preso questi due snack solo per il nome che hanno. Snack Jack, vabbè, questo non c'è bisogno che vi dica perché l'ho comprato. Penso che sia chiaro a tutti. Andiamo ad aprire questo Snack Jack. Vi faccio vedere, guardate quanto è bello pieno il pacco. Non riesco neanche a stringerlo perché ci sarà più aria che snack qui dentro. Vuoi? No, dico, lo vuoi aprire tu? Lo apri? Sì, perché io ho una mano impegnata col cellulare, no? Io stavo leggendo delle cose importanti. Non importa, devi solo aprirlo e poi puoi tornare a fanculo. No, lo volevo scoppiare, però metti che scoppia da sotto. Ma sei scema. Sì, dai, ti prego, fallo, rimarrà un video epico, grazie. Dai, prendi. Guarda che forma belle, come si, di cosa sa? Di formaggio scaduto? Non so di che sa, però è buono. Sì, non dà di un cazzo, fondamentalmente. Non è vero, che è dovrebbe buono. Essere di, che dovrebbe dare di piselli, ma non dà di un cazzo. Buonissimo. Oh, piselli! Sciamola io! E adesso, dopo pranzo, mozzarella in tinta in latte di cocco e curry. Buono, molto buono. Oh cazzo, il flash, vabbè. Allora, Ilaria aveva provato a catturarlo ed è uscito fuori questo Pigi. E c'è un bug. E niente, praticamente poi quando è uscito fuori è diventato così gigantesco. No, non mi fa ancora lanciare la sfera. Prima ha lanciato la sfera ed è caduta proprio giù, nel senso è scomparsa dal telefono cadendo nelle profondità verso il basso. Guarda quanto è truce. C'è un Pigi gigantesco. Poi c'è sto cerchio verde che appunto perché lo so. No, sto raccogliendo l'energia per lanciare l'attacco come Sol Galera. La devo riavviare. Interessante. Sciamala io! Sono sicuro che ogni volta per comprare questa bevanda ci sarà la guerra. Le mucche fanno mu, ma una fa Paola. Ok, Ilaria si è bloccato di nuovo qua col Pigi gigantesco. Prova a lanciare la Pokéball, vediamo che succede. È caduta nel vuoto. È rimasto il cerchio così attorno a Pigi. Che palle, ragazzi. Mi fa troppo ridere una Pokéball che cade nel vuoto. Che spettacolo. Che cazzo vuoi? Che palle. Sciavala io!